Perfetto, elezioni molto particolari, una tornata elettorale con il Covid, quindi una macchina organizzativa davvero imponente. Sì, una macchina organizzativa imponente che ci ha tenuto impegnati fino a tarda notte perché nella realtà dell'area metropolitana di Napoli ci sono state delle difficoltà per sostituire presidenti di seggio e scrutatori, ma nella tarda serata di ieri con la collaborazione di Regione, Comune e Prefettura tutti i problemi sono stati risolti e al momento non ci risultano particolari criticità. Per la vigilanza, uomini in più. Sì, ci sono circa 2.000 uomini delle forze dell'ordine impegnati all'interno dei seggi e poi naturalmente tutti i presidi territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e anche delle polizie locali sono mobilitati per far sì che anche nelle zone antistanti i seggi siano rispettate le norme di distanziamento. Ci sono tante persone che hanno paura di andare a votare proprio per il contagio. A queste persone lei cosa si sente di dire? Tutte le disposizioni che sono state dettate a livello di governo e sono applicate nei seggi, distanziamento, ingresso con la mascherina, possibilità appunto di disinfezione e sanificazione. Quindi tutte le operazioni di voto si possono svolgere in assoluta sicurezza.